Ci siamo! Benvenuti a questo straordinario evento, una partita emozionante che ci terrà sulle spine per il prossimo paio d'ore. Lo stadio si fa sentire e si sono fatte sentire anche le strade nelle ore precedenti. Questo tipo di supporto sarà fondamentale per i giocatori che ovviamente sono qui per dare il massimo ai loro sostenitori, quelli vicini e quelli lontani. E allora appoggiamoli anche noi, con premura, con attenzione, in un altro appuntamento con il nostro sport preferito, che tra l'altro a questi livelli si gioca davvero alla massima potenza. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Si schiereranno con un centrocampo con tre mediani e un attacco con altrettante punte. È il modulo di base del calcio totale. Il suo sviluppo di gioco è in grado di fornire un buon equilibrio di squadra, ma allo stesso tempo anche un'elevata possibilità di soluzioni offensive. È una scelta interessante da parte del tecnico perché serve un costante movimento da parte di tutti. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Decidono di giocarla all'indietro. La gioca sulla destra. Bel pallone. Da lì può segnare, intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Prova il cambio di gioco. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Scodella in avanti. Giuliano. Lungo passaggio in avanti. E passa. Traverso. Conclusione. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Opportunità di ripartire. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Vince il duello fisico e fa su il pallone. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Ecco il tiro, è un grande riflesso qui e qui il portiere si è addirittura superato. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla, gran bella parata. Giuliano, eccolo qui, cerca, bella parata, ha messo alla prova il portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene.
palla allontanata senza troppi complimenti. Il pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Ecco il tiro! E il portiere dice di no. Grande parata dell'estremo difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Spazza via. Continua la pressione, sarà ancora calcio d'angolo. Decide di non rischiare. Attenzione al tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Grande movimento nello spazio. Cross deviato dal difensore, corner. Può calciare la rete. Riceve la palla. La mette sulla sinistra. Ottimo dribbling. La mette in mezzo. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga in avanti. Cerca l'uomo là davanti. Risolve una situazione che poteva diventare. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Prova sul secondo palo. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Fabio, non serve leggere le statistiche per rendersi conto che la percentuale di passaggi riusciti in questa prima frazione è stata molto bassa. Prova la conclusione! Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Prova a spingere sulla sinistra. Musa si libera alla grande. Musa salta e colpisce di testa ed è in rete. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. E
il risultato si sblocca 1-0. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Provano a ripartire da dietro. Palla giocata in verticale. Ennesima palla recuperata. Scatta verso il pallone. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Musa. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Bella apertura. È una palla d'oro tra i piedi. E col tiro. Rete. Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si riparte di nuovo in parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Ha spazio sulla fascia. Ed ecco il cross. Gioca con un pallone lungo. Scatta verso il pallone. Continua ad andare, palla al piede. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Degel senza compromessi. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. La mette in avanti. Sulla palla interrompe l'azione, spazza via prontamente. Il portiere la spedisce su. Siamo al 30° del secondo tempo. Scatta verso il pallone. Alla peggio nello scontro di forza. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Giuliano. Schiaccia. Qui cerca. Il portiere si oppone. Ha sprecato, per la verità, una grande opportunità. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Granco, parata notevole, non era facile. Ci mette una pezza. Giuliano si lancia sulla fascia sinistra. Va a cercare il secondo palo. Allontana la minaccia. Grande intensità anche in questi minuti. C'è il tiro da lontano. Splendida reazione del portiere. Ma doveva metterla dentro qui.
Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Si verifica dunque una doppia sostituzione. Sarà interessante vedere come si organizzeranno in campo adesso. La conclusione! Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Nota una certa densità in mezzo all'area di rigore. Proprio così, Fabio. Credo vogliano limitare i danni sui traversoni e lanci lunghi, facendo massa al centro. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Pronto! La toglie dalla porta! Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Sicuri in fase di palleggio. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Cross verso il centro. Ecco la respinta del portiere. È ben posizionato e spazza via la palla. Ci è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara, finisce qui. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria, il pareggio però ci sta. Certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzate. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Avevano di fronte un avversario all'altezza. La partita è stata un continuo tira e molla e alla fine hanno diviso...